Bentornati a Radio Design, sono sempre io Nicola Palumbo, qui docente di web marketing all'Istituto Italiano Design. Accanto a me c'è la signorina Alessia, che mi aiuta nella comunicazione, una persona veramente speciale, ottima, a tutto fare, veramente top. Vabbè, oggi abbiamo un ospite che ha un nome impossibile, cioè io ci ho provato a dirlo più volte, ma lo dirà lui da solo. Benvenuto, chi sei? No, non riesco a dirlo, neanche io, scusate, purtroppo mi confondo pure io. No, io sono Finnano Fenno. Non è il mio vero nome. Ecco, esatto, è un nome... Un nome d'arte. E infatti qui parte subito la domanda veramente originale. Da dove nasce questo nome? Allora, intanto questo nome nasce dal mio vero nome, che è Carlo Alberto Giardina, che intanto lo volevo dire. Che poi le persone mi chiamano Finnano, Finni, di qua di là, e poi uno si confonde. In verità, Finnano Fenno nasce da nulla, cioè non ha alcun senso, se non un semplice gioco di parole legato a... Non so se vi ricordate, vi faccio questo giochino, un comico di My Dire Gold di un bel po' di anni fa, che imitava Tiziano Ferro. Ah, mi sa sì. Ho capito, esatto. Qual è. La fantastica storia misteriosa che c'è dietro è semplicemente la storpiatura del nome di Tiziano Ferro, citata da questo comico qui. Sembra fosse tipo a... Che mi sa che è il comico che poi fa teatro adesso. Sì, esatto. Non ricordo il nome. Finnano Fenno è esattamente Tiziano Ferro, che non sapeva dire le cose. Nasce un po' dal nonsense. Che il nonsense è l'argomento principale delle cose che faccio, anche se poi c'è, diciamo, molto senso. Mi sa che Neri Marco Re, attenzione. Era Neri Marco Re? No, mi sembra fosse Gigi Ross, mi sembra. Non mi ricordo, comunque, uno di loro. O Gigi o Ross. Bene, quindi hai preso spunto da questo comico e ci hai fatto il tuo nome d'arte. Sì, in verità è sempre Instagram il problema, perché tutto è iniziato con Instagram e dovevo scegliere un nome parlando con mia sorella, che è più scema di me. Tua sorella che nome c'ha? Finnana Fenna? No, lei è Madame Tetralini, quindi ecco, diciamo male. Che siamo riferimento a un film in bianco e nero. Io sono troppo un capo, quindi qui sono tutti nomi strani, e quindi perfetto. Con lei abbiamo detto: senti, ma come chiamo? Finnano Fenno, bellissimo. E da lì poi è partita l'avventura. Grande. Cose che non esistono, cose strane. Bene, ma noi spulciando un pochino appunto sulle varie interviste che hai già fatto, abbiamo visto che prima di arrivare ai social e alle illustrazioni sei passato per la giurisprudenza, quindi ci chiedevamo come mai questo cambio di direzione. Ma errori di gioventù, diciamo, errori. No, diciamo che all'inizio la mia idea artistica si era evoluta volendo fare il manager dei calciatori, volevo fare l'artista dei manager dei calciatori. Quindi ho detto, vabbè, inizio a fare giurisprudenza, vediamo cosa succede. Dopo circa diciamo 3 anni, quindi poco tempo per poterci pensare, e ho deciso di, diciamo, mollare tutto e iniziare una carriera un po' più libera, un po' più... Beh, legata alla comunicazione, prima radiofonica, perché poi ho fatto la radio all'Università Cattolica. Grande! Legata alla musica, e poi da lì invece mi sono sbizzarrito con l'arte, l'illustrazione e così via. Diciamo che giurisprudenza è stato semplicemente il modo per staccarmi da Siracusa e venire qua a Milano. Era un modo per scappare, dici la verità. Un modo per scappare, sì. Poi per 3 anni, per carità, andavo pure bene, però poi a un certo punto ti rendi conto che non è quella la tua strada, quindi meglio tardi che mai, si cambia. Hai smesso di seguire il calcio, insomma. Esattamente. Allora, ma a cosa ti ispiri però per le tue illustrazioni? Cioè, hai fonti di riferimento precise oppure vai così un po' a livello randomico, con ispirazioni varie? In verità il mondo dell'arte mi è sempre piaciuto fin da quando ero piccolo, solo che non lo sapevo ancora, nel senso che vado a rivedere certi miei disegni fatti nei diari o nei libri di matematica, nei quaderni di italiano e così via, e vado a ritrovare degli elementi che poi anni dopo ho risputato inconsciamente.
Però ovviamente crescendo conosci artisti sia vivi che morti, nel senso che ovviamente si conoscono a livello di storia, ti appassioni e diciamo, inconsciamente vieni influenzato. Uno dei miei idoli è Kit Haring, ovviamente. Kit Haring e tutto ciò che ha potuto produrre e che ha potuto spiegare attraverso la sua produzione. Però per quanto riguarda artisti, illustratori moderni, contemporanei, uno su tutti, per esempio, Malika Favre, l'illustratrice belga che sta spaccando qualsiasi cosa, poi c'è Olimpia Zagnoli, che ovviamente è fonte di ispirazione inassodata, i vari illustratori italiani da non so, Poroli, Giorgini e così via, ce ne sono veramente tanti. Quindi, insomma, prendi ispirazione un po' da tanti modelli, ecco, giustamente. Sì, assolutamente. Ecco. Poi ognuno poi per conto possa fare delle cose simili, in verità poi ognuno le fa con il proprio stile unico, certo. E l'importante è quello. Perché l'errore è sempre pensare che qualcuno abbia fatto già un qualcosa o qualcuno potrà fare delle cose simili alle tue. In verità basta farle con il modo più unico possibile e tutto andrà bene. Certo, poi ognuno mette il proprio stile, ovviamente, ecco, sì, lo rende personale. E io volevo chiederti invece se c'è un'illustrazione a cui sei più affezionato. Allora, in verità sì, ce ne sono due. Una che è uno smile formato da tanti occhi, quindi è diciamo, a prima vista sembra semplicemente una palla gialla piena di occhi. In verità, poi guardando bene, ti rendi conto che c'è una fila di occhi che guarda verso l'alto, uh-huh. E i due occhi centrali che guardano verso l'alto che creano uno smile. È un po' una cosa particolare, e ci sono molto affezionato perché è il mio primo disegno che ho riprodotto su un muro a Orvieto. Ah sì, Orvieto, qui vicino allora, sì, esatto. A vedere. Guarda, se passate dall'autostrada vedete, sta sotto il cavalcavia, diciamo, del Frecciarossa, e c'è una palla gigante 8 metri per 8 che potrebbe guardarvi. Bene, allora, però state attenti in macchina che è un po' troppo appariscente sta cosa. poi ce n'è un'altra invece che è legata a Banksy, ovviamente avrete sentito dell'asta di Sotheby's, certo. A Londra, del capolavoro, sì. Che è riuscito a compiere quel tizio, quel gruppo di persone, sostanzialmente il giorno della di quest'asta, sì. La sera stessa ho creato un'illustrazione in cui la bambina, diciamo, il foglio viene tritato e ovviamente la bambina inizia a perdere sangue, che detta così sembra una cosa macabra, però questa illustrazione qui ha avuto molto successo e semplicemente volevo rimarcare quello che Banksy già aveva fatto con questa performance, cioè quello di uccidere completamente il mondo dell'arte, ucciderlo nel senso di renderlo nudo, certo. E di far vedere come l'arte in circa 5 secondi possa passare dall'autodistruzione ad aumentare il proprio valore di 3 volte. Certo. Quindi un po' un mondo dell'arte fatto di tanta ipocrisia, per dirla in modo pulito. Diciamo che già io sono sporcato con il sangue con l'illustrazione, va bene così. Ma questa riproduzione che hai fatto sul muro, adesso ho una domanda un po'... Sì. Cioè, tu hai avuto anche una vita clandestina da graffitaro, allora? Ci stai dicendo in verità questo? No, anzi non la diciamo, perché sennò i veri graffitari potrebbero cercarmi qua a casa e disturbarmi, no, beh, scherzo. In verità ho sempre avuto la passione pure per la street art, però più da teorico che da, diciamo, pratico. Okay. Di conseguenza, quando ho avuto l'occasione, me la sono lasciata sfuggire e sono andato a fare questo muro di 8 metri per 8, è stata un'esperienza allucinante. Non avevo la più pallida idea e alla fine ci sono riuscito in 6 giorni, è stato bellissimo. Mamma mia, figata! No, bellissimo, bellissimo, veramente. Devi andarlo a trovare subito. Esatto, poi ce n'è un altro un po' che sta leggermente vicino, ne ho fatto un altro a Miami a dicembre. Questo è un po' più lontano per me. Se da Orvieto prendi un passante ci arrivi in qualche modo.
e sono riuscito a farne un altro lì. Ora con calma proviamo a moltiplicarli, vediamo che succede. Stiamo lavorando per fare un hyperloop da Orvieto fino a Miami. Esattamente, esattamente. Allora sarebbe bellissimo. Allora, tu hai fatto anche un sacco di collaborazioni con grandi marchi, no? Reebok, sì. Heineken. Allora, come, diciamo, come intanto spieghi questo successo? Ce lo spieghiamo per via delle tue illustrazioni, però quando hai capito che, cioè quando ti hanno contattato per la prima volta e quando hai capito che insomma l'account stava partendo, anche le tue opere cominciavi a far crescere il tuo valore? Guarda, questa è una storia abbastanza carina, nel senso che io ho iniziato a far vedere le mie cose attraverso Instagram. Sì. Quando all'inizio non si parlava di algoritmi, cose, certo. Era semplicemente un software in cui tu mettevi le foto e potevi aggiungere hashtag per far aumentare le visualizzazioni e così via, questo mondo completamente. E, dopo un anno che avevo Instagram, ho iniziato a pubblicare queste mie forme d'espressione, o semplicemente delle immagini poi modificate direttamente con il telefono, con un iPhone 4. Sì. E, ho scoperto questa applicazione per poter disegnare con il dito sulle foto, ho detto, minchia, aspetta, qua si apre tutto un mondo particolare. Ma qual è questa, quale applicazione usavi? Ma guarda, non mi ricordo neanche il nome, ti dico solo che era un'applicazione che non aveva neanche la gomma per poter cancellare. Quindi dovevi rifare il capo. Poi cresciava, non potevi salvarci, era una cosa per salvare le foto in alta risoluzione, dovevo fare lo screen sotto il telefono, preistoria totale. Ora uso Adobe Draw e la situazione è completamente cambiata, salvare i file in vettoriale, stamparli quanto voglio e così via. Comunque, dopo un anno mi scrive direttamente Instagram, il signor Instagram, per un'intervista, una pubblicazione sul profilo, sull'account ufficiale di Instagram. Instagram. Sì, no, di Instagram Mondo. Mondo, di Instagram, quella. Quindi fatto sta che il giorno della pubblicazione avevo intuito già qualcosa, ovviamente potenzialmente potevano vedermi circa 100 milioni di persone, ed è esplosa completamente la cosa. E ci credo. Il giorno era, mi sembra, un giorno d'estate, improvviso il profilo esplode, iniziano a scrivere 3.000 persone così di qua di là, il giorno dopo mi contatta BMW Italia. Ah, beh. Primissimo lavoro, BMW Italia, ok, senti, vorremmo 6 illustrazioni per questa nuova macchina, BMW che stava uscendo, tu quanto ti faresti pagare? Ho detto, ma perché mi devo far pagare questa cosa? Scusa, che ne so, io non sapevo. Non lo so, 30 euro. E mi diedero 30 euro per 6 illustrazioni. No, ma stai scherzando. Belli, ma io non sapevo per pallire idea di nulla. Ora gli zeri sono un po' aumentati, però... Non ci credo, spero per sé. Perché... No, sì, per forza, no, già sarei fallito 5 anni fa. No, però in 4 anni la situazione si è evoluta e ho capito come funziona anche il mercato del lavoro, perché poi purtroppo, per fortuna, devi iniziare a capire queste dinamiche, certo, per poter fare anche cose migliori, cose più belle, cose più grandi, progetti molto più interessanti. Quindi il primo lavoro è stato quello lì e poi da lì è stato un susseguirsi di lavori con brand vari. Ma, belle esperienze. Infatti noi sappiamo anche che sei stato illustratore per Poi c'è Catalan di Sky 1. Esattamente. Esatto, com'è andata questa esperienza? Qui sempre un'altra storia strana legata a Instagram, nel senso che io sempre d'estate faccio un ritratto ad Ale Catalan, ad Alessandro, e lui dopo 5 mesi, il giorno di Capodanno, mi risponde pubblicando questa illustrazione sul suo account. Dopo 5 giorni mi chiama per telefono e mi fa: senti, vorresti essere l'illustratore di BTCC di tutta questa stagione? Faccio: scusa, ma in che senso? Per 30 euro? Aspetta, sì, guarda, tanto sono prezzi abbastanza bassi, 30 euro, 50 illustrazioni, ti conviene? Ah, perfetto, perfetto. Abbiamo fatto tutto, all'improvviso mi ha invitato alla prima puntata e mi ha proposto di lavorare per tutta la stagione. È stata un'esperienza veramente indimenticabile, che comunque ero sempre in studio, in contatto con loro, bello, che meraviglia, gli ospiti, da De Gregori, Ariello Seretese, Jack La Furia e tanti altri personaggi. Un bel ambiente, bello. Ma oggi mi sono divertito molto. Al momento
tu ti occupi esclusivamente di questo oppure fai anche l'art director? Come funziona la tua vita in questo momento? In verità sì, ora seguo vari progetti, nel senso che prevalentemente sono un illustratore pubblicitario, tra virgolette, quindi comunque una fonte di guadagno stabile. Ce l'ho, sì, stabile ce l'ho grazie a questo lavoro qui. Nel frattempo però seguo dei progetti miei personali, su quali sto investendo un po' di soldi e tempo, proprio per essere distaccato da clienti, briefing e cose varie che dopo un po'. Certo, poi per un creativo libero. Fare questi lavori così ti uccidono a un certo punto. Assolutamente, anche perché poi, per carità, comunque devi sempre venire incontro al cliente, buono o buono l'idea viene alla fine modificata, perché il senso poi è certo. Dare un'estetica a un prodotto da dover vendere. Infatti diciamo, capitano dei momenti in cui mi distacco da questo ragionamento e ho bisogno della parte molto più libera, senza clienti e senza nulla. Nel frattempo sto seguendo dei progetti sociali e non social, lo voglio ribadire, nel senso che mi sto interessando all'arte ecosostenibile, quindi un tipo di arte che non è fine a se stessa, non è semplicemente la dimostrazione dell'ego dell'artista, semplicemente la dimostrazione di voler meravigliare attraverso un oggetto, ma è un oggetto artistico funzionale che mentre lo guardi fa delle cose, come per esempio depurare l'aria o depurare l'acqua, produrre figata pulita. E quindi questo è un ragionamento che sto portando avanti con degli amici e con un'altra società, e spero di farla evolvere in qualcosa di molto più serio. Bello, bellissimo, comunque è stato veramente un piacere, anche se i capelli io no, ti apprezzo molto come illustratore. Dai, se ci vediamo te ne metto un po'. Bene, allora vieni a trovarci qui all'Istituto Italiano Design. Beh, sarebbe una figata averti qui live, magari mentre ti intervistiamo disegni una cosa e poi ti do 30 assolutamente euro. Assolutamente no, solo se ti chiami BMW puoi darmi 30 euro. Se no, niente, Nicola. Per poi gratis lo faccio. Giusto. Qui è il contrario, no, più, però... più sono sfigato, più pago. No. Sto scherzando. No, però vorrei venirvi a trovare veramente, perché potrebbe essere una bella occasione per poterci conoscere. Beh, sarebbe una figata, sarebbe fantastico. Assolutamente sì. Bello, noi saliamo su alla fiera del mobile, se capita. Ah. E ti potremo allora, intervistare sapere... lì. Fatemi sapere che non mi faccio trovare, così siamo... Bene, assolutamente. Salvati no, da Nicola, tu che puoi, io devo tenere la forza vicino. No, gente senza capelli non ne posso vedere, per piacere mi impressionano. Hai ragione, ti metto 30 euro dentro uno shampoo. L'hai così traumatizzato che adesso farà un'illustrazione sulla gente senza capelli. Basta. Incontriamoci il prima possibile, dai. Bene. Grandissimo. Finnano Fen, no. Bravissimo. Ce l'hai fatta, dai. Sono fantastico. Grazie Carlo per essere stato grazie con a voi, noi. Ragazzi. A prestissimo grazie allora. A grandissimo. Buona giornata, buon lavoro. Buon lavoro a te, ciao. Ciao Ambare. Ciao.